Va ora in onda Piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini. Buonasera a tutte e a tutti. La puntata numero 120 del Piccolo dizionario della musica classica è interamente dedicata al vocabolo jazz, il genere di musica sorto all'inizio del XX secolo negli Stati Uniti d'America dall'incontro fra la sensibilità musicale e ritmica della comunità negroamericana e la tradizione armonica europea. A fondamento del jazz vi sono il ragtime ed elementi derivati dal folklore negro, blues, canti di lavoro, canti religiosi. I vari filoni del jazz sono caratterizzati dall'improvvisazione, da un'attenzione ritmica basata sull'accentuazione dei tempi deboli della battuta e da una tecnica strumentale estremamente libera ed eterodossa. Ve ne farò oggi una storia sommaria, concentrata nel periodo 1920-1960, attraverso il ritratto di 12 solisti eccezionali, 12 capiscuola. Il primo è Jelly Roll Morton, pianista e leader orchestrale di enorme talento e dall'ego smisurato, attivo nel periodo di transizione dal ragtime al primo jazz. Si autodefinì l'inventore del jazz, ma il suo merito maggiore è di aver composto molti brani diventati standards del primo jazz. Fece questo soprattutto con gli Red Hot Peppers, gruppo che costituì a Chicago nel 1926. Eccoli in Black Button Stomp. Thank you.
Bottom Stomp con Jelly Roll Morton e i Red Hot Peppers. Faccio adesso il nome di Louis Armstrong, forse il più noto solista di sempre, vero ambasciatore del jazz nel mondo. Con il suo contributo come trombettista e originalissimo cantante, il corso di questa musica mutò profondamente. Leggendari erano negli anni 20-30 i potenti e creativi assoli di tromba, unici e irripetibili. Con essi creò un proprio suono fortemente caratterizzato, cui accostò la voce graffiante e profonda. Anche lui mosse da New Orleans a Chicago, dove incise con i suoi Hot Five o Hot Seven brani che sono tuttora pietre miliari del jazz, come questo West End Blues, autentica gemma senza tempo. Erano Louis Armstrong e i suoi Hot Five in West End Blues del 1928. Dello stesso periodo eroico era Earl Hines, pianista eccelso soprannominato Fava, il padre. Con Jelly Roll Morton e James P. Johnson creò il pianismo jazz e fu uno dei più importanti virtuosi del periodo classico. Fu un innovatore perché affrancò il linguaggio pianistico dai limiti del ragtime, liberando la mano sinistra dalla rigida funzione nota-accordo. Essa acquistava così dignità di voce, potendo spaziare in termini di melodia e accompagnamento. Un esempio è questa magica Blues in Thirds. Mm-hmm.
Earl Hines al pianoforte in Blues in Thirds. Il primo grande sassofonista del jazz classico fu Coleman Hawkins. La sua fama non derivò solo dall'abilità strumentale, ma anche dall'aver fatto entrare nell'uso abituale il sassofono tenore. Prima di lui i sassofoni erano visti come strumenti buoni per la musica leggera o per il teatro di varietà. Ma la sua incisione di Body and Soul cambiò tutto. Ascoltatela, siamo all'Università del Sax Tenore. Coleman Hawkins in Body and Soul, mitica incisione dell'11 ottobre 39. Il quinto ritratto in scaletta è quello di Duke Ellington, pianista, band leader e compositore, uno dei più importanti musicisti statunitensi del XX secolo. A capo di orchestre sempre eccellenti, innalzò la canzone popolare alla dignità di composizione colta, attraverso orchestrazioni sontuose, capaci di nobilitarne le tessiture melodiche e ritmiche. A lui si devono brani jazz divenuti classici ed entrati per sempre nell'immaginario collettivo. Questa era la sua sigla, Take the Train. Thank you.
la sigla dell'orchestra di Duke Ellington, Take the A Train. Uno dei più grandi di sempre, Charlie Parker, fu anche uno dei più tormentati. Morì a 34 anni, ucciso dagli eccessi di droghe e alcol, eppure può essere considerato il più grande sassofonista della storia del jazz. Fu tra gli inventori del bebop, esecutori di assoli strepitosi e compositori di brani ancora oggi eseguiti. Fu definito il Picasso dell'arte afroamericana, l'uomo che reinventò la sintassi e la morfologia della musica jazz e ne deviò il corso. Ascoltiamo la sua Parker's Mood. Magico sax alto di Charlie Parker in Parker's Mood. Una delle figure più eccentriche del jazz è stata quella del pianista Thelonious Monk, anche lui tra i fondatori del bebop. Ma a differenza di altri, Monk evitò sempre le celebrazioni e i divismi. Il suo carattere schivo rispecchiava il suo ruolo di mentore e maestro dei musicisti più giovani. Assunse così i misteriosi contorni del santone, rafforzati dai comportamenti bizzarri, dal proverbiale cappello da sciamano e dalla presunta malattia mentale. Uno dei suoi capolavori assoluti è questa Round Midnight, qui in versione solistica. Thank you.
abbiamo ascoltato Round Midnight di Thelonious Monk. Miles Davis è stato più di un caposcuola, è stato capo di tante diverse scuole, attraversate con maestria i 50 anni da protagonista. Dal bebop con Parker, al hard bop con Rollins, dal cool jazz da lui inaugurato fino al periodo elettrico, alla fusion e alla contaminazione col rock. Davis ha fatto vibrare la sua tromba elegante, dolce e misteriosa, arrivando sempre prima degli altri, sempre con altissima qualità. Questa è Blowing Green, dall'imperdibile album Kind of Blue del 1959. Thank you.
Blue in Green con Miles Davis alla tromba. Il brano fu scritto da Bill Evans qui al pianoforte. L'unico dei musicisti che citerò stasera ad essere ancora vivo, Sonny Rollins, è stato il leader autorevole del movimento hard bop. Considerato uno dei pochi sassofonisti del livello di Charlie Parker, non smise mai di studiare, di ricercare strade sempre nuove. Sax tenore dal taglio aggressivo, caldo, molto comunicativo, è ancora oggi, a 88 anni, un grande vecchio che si ascolta con piacere. Qui abbiamo la divertentissima St. Thomas, con un mirabolante assolo di Max Roach alla batteria. Thank you.
Sonny Rollins al sax tenore in St. Thomas del 1956. Alla vecchiaia non è invece arrivato John Coltrane, morto a 41 anni per un'acuta crisi epatica. Tra i più acclamati sassofonisti di sempre, è stato uno dei massimi interpreti del jazz modale degli anni 60, chiudendo il periodo del bop e aprendo la strada al free jazz. Studiò le radici e le origini del jazz, inteso come espressione musicale di un popolo cui sapeva di appartenere. E grande fu a livello culturale l'influenza del suo periodo mistico-religioso, aperto dall'album A Love Supreme del 1964. È stato canonizzato con il nome di St. John William Coltrane da parte della Chiesa Ortodossa Africana. Qui uno dei suoi più grandi successi, Giant Steps, brano difficilissimo suonato a tutta velocità. Thank you.
era Giant Steps con John Coltrane e il suo quartetto. Parliamo ora di un musicista meticcio, il contrabbassista Charlie Mingus. Suo padre era mulatto, madre svedese e padre di colore. Sua madre era metà cinese e metà pelle rossa. Sognava l'orchestra sinfonica, ma all'epoca non c'era spazio per i neri. Ossessionato dagli atteggiamenti razzisti nei suoi confronti, usò il temperamento volitivo, turbolento e inarrestabile per farsi strada nel jazz, la musica dei neri. Genio, pazzo e arrabbiato, è stato uno dei primi a fondere musica e politica nei propri brani. Ascoltiamo la trascinante Boogie Stop Shuffle. Thank you.
Charlie Mingus in Boogie Stop Shuffle. Chiudiamo con Ornette Coleman, noto come l'inventore del free jazz, il jazz libero. Il disco omonimo che lo rese famoso uscì nel settembre del 1961, ma la detonazione era stata innescata dai 5 dischi precedenti, tutti con titoli che annunciavano in modo perentorio l'avvento del jazz del futuro. Qualcosa d'altro, Domani è la questione, La forma del jazz in arrivo, Cambio di secolo, Questa è la nostra musica. Ecco un esempio della sua musica in quei giorni, Rambling dall'album Change of the Century. Thank you.
Rambling di Ornette Coleman abbiamo concluso questa brevissima rassegna della storia del jazz. Moltissimo altro si potrebbe e dovrebbe dire, cercheremo di farlo in futuro. Nel darvi appuntamento al prossimo martedì 18 settembre, sempre alle ore 18:40, vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso Piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini.